Come possiamo rendere nell'attacco alla profondità più efficaci i movimenti degli attaccanti? In questa clip possiamo vedere due attacchi distinti alla profondità, uno per squadra, ma molto simili tra loro. Palla rubata e successiva verticalizzazione verso la punta centrale. Ancora palla rubata, un po' di manovra e ancora verticalizzazione verso la punta. Il secondo attacco sembra più disordinato, però è quello che porta al gol. È un caso o c'è qualcosa che si nota poco e che però fa la differenza? Se avete un po' di pazienza, vi spiegherò nei dettagli la clip che stiamo guardando. Ma ora concentriamoci sui movimenti da fare. A me piace codificare tutte le situazioni e anche l'attacco alla profondità, che sembra una scelta quasi individuale, quasi proprio distinto, che hanno pochi campioni, invece racchiude dei comportamenti che sono replicabili e che possono migliorare i movimenti di chiunque li esegua. Quali sono questi comportamenti? Quali sono queste strategie? Le strategie da seguire sono principalmente tre. Uscire dalla visuale del difensore, vuol dire mettersi in una posizione dove il difensore, guardando la palla, mi perde di vista e perde la mia posizione. Annullare la copertura preventiva al secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire mettermi in una situazione dove non ho un giocatore in più alle spalle che dà la copertura al difensore che mi marca. La terza è una corretta posizione del corpo. Devo essere messo in modo che quando il mio compagno può lanciarmi, io sia già impostato con il corpo verso la porta avversaria. Ora vedremo come interpretare queste situazioni sia contro una difesa 4 che contro una difesa 3. Le posizioni che noi possiamo avere in una fase di non possesso e di una preparazione alla ripartenza sono di due tipi. La prima è di supporto. Io sono l'attaccante cerchiato di rosso che va incontro a chi ha la palla, cerco di non farmi anticipare, difendo la palla per far salire tutti i miei compagni. Questa è una situazione che non è da escludere a priori, anzi, in tanti momenti da gara è fondamentale per far respirare i miei compagni e per dargli maggiori tempi di risalita. Però se io voglio iniziare a prepararmi per attaccare a profondità, devo fare qualcosa di diverso. In questa situazione vediamo una difesa 4 schierata con il terzino di sinistra verso la zona palla, la palla è evidenziata dalla freccia gialla in fondo, e tre giocatori schierati a difendere. Tre giocatori che però non hanno copertura e sono tutti nella stessa linea. Da questa situazione, se l'attaccante rosso andasse incontro, avrebbe una marcatura e due coperture di prevenzione. Mettendomi invece dove sta adesso, sicuramente farà fatica a dare incontro alla palla e verrà anticipato. Ma allo stesso tempo, su un ribaltamento d'azione e su una palla in profondità, questa posizione gli permette di creare un uno contro uno, di non essere seguito dagli altri difendenti e di avere una posizione di vantaggio su chi lo marca. Ora vediamo attraverso un video un esempio pratico. Palla ai bianchi, sviluppo a sinistra, linea 4. Guardiamo i movimenti dell'attaccante evidenziato in bianco. Porto palla sulla fascia e recupero con i bianchi la linea di metà campo. Per i difendenti bianchi sembra una situazione di assoluto controllo. Un attaccante in fuorigioco, l'altro accorciato e un giocatore in più a difendere, anche se qua là serve veramente a poco. Guardiamo il movimento dell'attaccante rosso. Recupera la linea, si posiziona bene col corpo e nel momento in cui può attaccare lo spazio, ha un vantaggio verso i difendenti che lo porta a tirare in porta. Stesso discorso contro una difesa 3. Stesse due situazioni, una di supporto, anche qua l'attaccante cerchiato in rosso va vicino ai compagni, in caso di uscita della palla dall'area cerca di difendere per farli salire, però ha una marcatura forte addosso e una copertura sulla profondità. Qui vediamo, indicata dalla freccia gialla, dove sta la palla.
tre difendenti contro un attaccante rosso. L'attaccante rosso si posiziona dove sta il difensore centrale. Gli altri difensori in questa situazione non servono a niente. Anche qui, in caso di uscita e di risalita con la palla della squadra rossa, diventa un uno contro uno e difendere a profondità per i bianchi diventa molto più difficile. Vediamo ora un video. Questa clip non riusciamo a vedere il posizionamento, però è importante vedere la fase finale. Rubo palla con i rossi, ripartenza veloce, e qui possiamo capire com'era il posizionamento della punta rossa. All'inizio sembrava un 3 contro 1, il posizionamento dell'attaccante sul difensore centrale esclude gli altri due difensori da ogni possibilità di difendere. Diventa un 1 contro 1 centrale e mette l'attaccante rosso a tu per tu con il portiere. Come posso allenare questo aspetto? Utilizzo una esercitazione che viene spiegata meglio nel video qui in evidenza. È un 8 più 2 contro 10 più 2. Gli obiettivi che posso raggiungere con questa esercitazione sono veramente tanti. Ora ci concentriamo sull'attacco a profondità. La squadra che noi interessa è quella nera, qui schierata con un 4-4-1-1. Il giocatore che a noi interessa è quello con la casacca bianca, quindi praticamente la squadra nera è composta da 10 neri più il bianco, contro un 3-5-2. Nella fase di non possesso, i 10 neri difendono, il bianco prepara la ripartenza. Si toglie dal controllo del difensore centrale e prepara solo la possibilità di ripartire. Nel momento in cui c'è riconquista, si rimette in gioco. Non ha marcature preventive e diventa un 1 contro 1 contro il difensore centrale. Ora torniamo alla clip di partenza e spieghiamola in tutti i particolari. Ora analizziamo i due attacchi alla profondità. Nel primo, l'attaccante bianco non ha nessun tipo di vantaggio. Con il colpo è rivolto verso la sua porta, quindi per attaccare la profondità deve fare un mezzo cerchio che gli fa perdere dei metri. La posizione del difensore è di assoluto vantaggio. Può vedere sia la palla che il giocatore che marca e ha 2 metri in più verso la propria porta. Nel momento in cui parte la palla, ha la situazione sotto controllo e può intercettare la palla nella sua traiettoria. Vediamo ora il movimento della punta viola. Sembra quasi disinteressato. Fino a quando la palla non è calciabile, si mantiene in una posizione defilata. Poi quando invece la palla può essere lanciata, fa un movimento minimo di rientro, la linea bianca scappa verso la porta, la posizione del corpo dell'attaccante è già indirizzata verso la porta, la linea difensiva, come spesso accade, è disunita e si ritrova praticamente a tu per tu con il portiere. Il difensore bianco è convinto di aver ragione e che l'attaccante fosse in fuorigioco, ma abbiamo visto che è così. Questi tre aspetti, quindi la posizione del corpo, il defilarsi dell'attaccante e togliere una copertura preventiva, sono stati i tre aspetti che hanno fatto la differenza e hanno dato un vantaggio all'attaccante viola che l'ha portato al gol.